Professore, non solamente un premio per la ricerca assegnato a Rizzolati, ma anche 10 progetti finanziati in questo settore. Sì, abbiamo voluto concretizzare quello che prevede la legge 29, lo ricordo, la prima legge regionale approvata in Italia su ricerca e innovazione, quindi un premio istituito in Regione Lombardia per la ricerca e l'innovazione, proprio si chiama Lombardia Ricerca e Innovazione, che abbiamo voluto dedicare alla figura di Umberto Veronesi, un premio da 1 milione di euro. Ricordiamo che supera chiaramente il premio Nobel, è un premio importante che verrà attribuito al neuroscienziato professor Rizzolati, ma poi anche dei premi che abbiamo voluto consegnare, vorremmo consegnare a studenti delle scuole medie superiori, dei centri di formazione e a alcuni ricercatori delle nostre università. Questo soprattutto per le scuole medie superiori e per i centri di formazione, per far progredire e sviluppare ancora di più la cultura della ricerca e dell'innovazione, che in questa regione, ricordo, è davvero una leva importante anche per le nostre imprese. Collegato a questo premio c'è sicuramente tutto il tema degli accordi per la ricerca, quindi accordi che sono stati come dire, finanziati da Regione Lombardia con 106 milioni di euro alle nostre università, ai nostri centri di ricerca, alle nostre imprese per progetti che hanno processi e soprattutto prodotti innovativi. Quindi molte imprese lombarde hanno partecipato, avranno un finanziamento al 50% a fondo perduto e questo per dimostrare ancora una volta come questa regione abbia un ecosistema di ricerca e innovazione davvero unico. Riflessi positivi quindi anche sull'occupazione. Assolutamente sì, gli accordi per la ricerca e l'innovazione daranno la possibilità a 800 ricercatori di lavorare appunto nel tema della ricerca e quindi a molte imprese lombarde di sviluppare progetti innovativi che avranno una grande ricaduta sulla vita quotidiana, non solo dei lombardi, ma dei nostri cittadini. Ne cito qualcuno, giusto per dare un esempio di che cosa intendiamo quando sosteniamo che questi accordi per la ricerca sono stati davvero uno strumento capace di cambiare la vita dei cittadini. Alcuni di questi progetti, la metà riguardano la scienza della vita, 32 progetti che verranno finanziati, la metà appunto in questo settore. Sosterremo uno studio e quindi un risultato, ci auguriamo, positivo per la cura definitiva dell'epatite B cronica. Ricordiamo che è un problema oggi che riguarda milioni di persone al mondo, ma poi sosterremo la ricerca e la cura definitiva di alcune malattie rare come la sindrome di Becker, oppure dall'altra parte, per esempio, sosterremo la realizzazione, e penso ai tanti sindaci che saranno contenti, di un asfalto che si realizzerà con materiale plastico riciclato e che si autoripara. Pensiamo a come cambierà la vita nella sicurezza stradale e nel costo appunto della gestione nei nostri comuni delle emergenze. E poi sicuramente sosterremo l'auto intelligente del futuro, quella che non avrà bisogno di una guida diretta, ma che sarà un'auto più sicura, che avrà meno impatto ambientale, quindi inquinerà di meno e potrà essere utilizzata anche da persone diversamente abili. Quindi davvero pensiamo a 32 progetti che daranno un impulso molto forte alle nostre imprese lombarde, ma cambieranno poi la vita quotidiana di molti cittadini.